L'ultima fase della manutenzione di questo veicolo, dopo aver sostituito liquido freni e tutti i vari liquidi, eseguiremo la pulizia dell'idroguida. La macchina presenta uno sterzo molto duro, diciamo che era un po' anche tipico della vettura, proprio questo sterzo un po' leggermente indurito anche per la potenza della macchina. Però cercheremo di migliorarla sostituendo l'olio e montando le nanotecnologie. Andremo a eseguire la pulizia dell'idroguida, quindi apriremo il tappo, posizioneremo la macchinetta in A3, B1 e la leva rossa sul D3. Abbiamo montato questo tubo sul dipstick, sull'attacco al dipstick, e andremo ad aspirare l'olio della vaschetta. Una volta aspirato tutto l'olio, dovremo collegare al tubo di ritorno alla scatola. Il tubo più grande è quello che serve la pompa. Noi ci dovremo collegare a questo tubo qui. Prepariamo il collegamento. Inseriremo il raccordo nel tubo che abbiamo tolto. Ok, e riposizioniamo la sua fascetta. Nel tubo della vaschetta inseriremo la mandata. Nel tubo a ritorno dalla scatola dello sterzo inseriremo il tubo nero, il recupero. Ok. Ora inseriremo il nostro pulitore. Inseriremo il pulitore. Posizioneremo il macchinario in lavaggio, in B2 e in A1. Portiamo circa a livello la vaschetta. Ok. Ora metteremo in moto la macchina. L'olio sta circolando, queste sono le pressioni che vediamo e stiamo lavando il circuito. È buona cosa girare sia a destra che a sinistra con l'additivo dentro in maniera da pulire tutte le valvole della scatola. Quindi faremo questo lavoro, lo facciamo per circa 10 minuti in maniera che venga pulito bene il circuito. Dopo aver girato lo sterzo fino a fine corsa, sia a destra che a sinistra, dopo circa 10 minuti posizioniamo le due leve in recupero olio nuovo e recupero vecchio, in A3, B3. Ora, mettendo in moto la macchina, alimenteremo la vaschetta e l'olio sporco uscirà e andrà nella macchinetta. Finché non vediamo che è perfettamente rosso, non ci fermeremo. Come abbiamo visto, l'olio è tornato perfetto,
Ora ricollegheremo il tubo originale della macchina alla vaschetta. Ok, abbiamo tolto anche questo, lo scolleghiamo. Prendiamo il nostro tubo. Ora inseriremo per prima cosa l'additivo per cambi e servosterzi, per cambi manuali, per cercare di migliorare la scorrevolezza di questa idroguida. Rabboccheremo con il suo ATF. L'importante è rispettare il livello. Ora faremo girare l'idroguida. Faremo girare un po' il veicolo, muoveremo lo sterzo, poi spengiamo e lo portiamo al livello. Il livello è questa tacca qui. Metterne di più può fuoriuscire, specialmente se la macchina non sta in moto e proviamo a girare lo sterzo. Sembra che un leggero miglioramento ci sia. Adesso la proviamo su strada e controlleremo la pressione dei pneumatici e vediamo se è migliorato qualcosa. Okay. Lo sterzo, avendo fatto anche il lavaggio dell'idroguida e montato le nanotecnologie, si è ammorbidito perché prima era un po' duro. Dopo la prova faremo il livello. Perfetto, chiaramente. Ok, a posto. Dopo la prova su strada vogliamo controllare se l'olio è perfettamente pulito. Eh sì. Manutenzione completata. Non ci rimane che divertirci su strada. Sperando che questo filmato vi piaccia, se continuate a seguirci e se siete soddisfatti mettete un mi piace. Un saluto da Paolo Salce.